Il diluvio datasi circa 8.000 anni, cioè abbiamo 7-8.000 anni prima del diluvio, quindi fra i 15 e 20.000 anni, che sono stati una serie di avvenimenti importanti. E lui ricorda tutta una serie di fatti, va detto, che sono avvenuti e che sono ricordati nei testi sacri e nei testi non sacri di questo periodo storico molto lungo di 8.000 anni. Posso fare una domanda? Faccio una premessa. Allora, innanzitutto a favore di questa manifestazione vorrei fare una premessa non tanto sul mio libro, ma su manifestazioni di questo genere. Perché la cosa interessante è che molti di voi, tutti noi, abbiamo percorso chilometri per essere qui questa sera, e che le coscienze vanno veramente modificate, cambiate. E quello che penso in questo paese, noi abbiamo visto quasi tutte donne che presentavano poesie o comunque che sono state premiate, bisognerebbe coinvolgere e stravolgere le coscienze degli uomini, perché sono loro poi che puntano le bombe e che causano tutti. Il nostro paese, ma anche altri, come ha citato l'amico Marco Roy, che versano in condizioni più difficili, hanno bisogno di poesia, perché sarà la poesia a salvarci, sarà l'arte, la cultura. Questi sono i fondamenti. Siete d'accordo, vero? Sì, siamo d'accordo. Parlando invece del libro, che non voleva essere un prodotto commerciale, vedete, io generalmente presento altri autori, ma è lo stesso, e poi mi avanzo quando sono io a essere presentato. Qui tra l'altro ha ricevuto almeno quattro premi quest'anno, poi si vedeva come li scrivevano, sembrava come recitassero una poesia. Fratello Mancante, detto un po' così, sembra di una noia mortale. Qualcosa che va a rispolverare la Bibbia o mitologie e cose di questo tipo. In realtà era stata un'analisi personale. Cosa volevo fare? Io generalmente scrivo poesie o, come avete visto, trattati d'altro genere che non avevano a che fare con la mitologia, ma tra le tante cose che gli altri frequentavano anche la mitologia. Quello che mi sorprendeva è che la storia dell'umanità è piena di esempi archeologici fuori contesto. Si sente? Fuori contesto vuol dire che sono le vecchie che non dovrebbero esistere, che vengono trovati in posti e luoghi che non dovrebbero essere più trovati. E di questi ne abbiamo tantissimi. La maggior parte degli archeologi che ho contattato mi hanno confessato che quando vengono rinvenuti vengono sistematicamente distrutti, perché collidono fortemente con le teorie russiane. A noi è stato insegnato che la storia dell'uomo ha avuto un percorso lineare che parte in un preciso momento in Africa o in Mesopotamia con l'uomo di nemico, fino ad approdare alla Luna. In realtà gli esperti archeologici dimostrano un passato completamente diverso da quello che ci è stato insegnato, ma profondamente diverso. La cosa mi ha anche turbato quando studiavo e facevo appunto delle ricerche. Lui ha citato Abu Simbel, che poi è andato a vedere, si trovano dei reperti eccezionali. Il libro mostra da un lato la mitologia, da un altro lato la teologia, racconti come quello del diluvio che ho trovato in 270 popolazioni dislocate ad ogni latitudine del globo, che presentano delle coincidenze talmente imbarazzanti da non poter essere considerate casuali. Le copere di Gilgamesh, un poema epico sumero antichissimo, che si allinea molto a quella che è la storia del racconto biblico sul diluvio, fino ad arrivare al catastrofe che hanno coinvolto la nostra terra. E poi infine l'analisi oggettiva di questi reperti, cui nel libro non si dà un'indicazione del tipo di credere, è così, ma lascia al lettore la possibilità di credere o se credere in quello che è scritto. Tra l'altro, nell'ultima parte del capitolo, e questa è una cosa che mi ha sorpreso tantissimo quando l'ho ricercata, perché le biografie possono essere tutte chiaramente contestate, però quando si tratta di reperti ufficiali che si trovano nei musei, allora diventa più difficile perché ci sono delle datazioni effettivamente. Quello che mi ha sorpreso molto invece nella trattazione che mi sinistro, che andando ad analizzare decine di migliaia di fotografie NASA, ho scoperto che sulla Luna ci sono almeno mille, diciamo almeno un migliaio di anomalie. E sono fotografie che non sono state effettuate da privati, ma sono fotografie NASA, e quindi sono catalogate, ognuna ha un riferimento ben preciso, come AS 2010, eccetera.
e queste sono oggetti palesemente visibili, la maggior parte dei quali sono state completamente cancellate, però molte sono talmente chiare da mostrare un'evidenza. Ad esempio nel 66, quando una delle prime sonde ha cominciato a sorvolare l'orbita lunare, a fotografare il suolo, ha fotografato un oggetto lungo almeno 5 km che è andato sul cratere lunare. Questo oggetto, che si pensava fosse di origine extraterrestre, in realtà, e questa foto voi la potete tranquillamente trovare sui siti NASA o comunque sui siti internet che mostrano le fotografie della NASA, che mostra anche dei chiari disegni in stile Maya su questa struttura. Stiamo parlando di un oggetto di 5 km che sta lì depositato da migliaia e migliaia di anni, forse. Chiaramente tutto è contestabile, però quando gli oggetti non sapevano tanti, e soprattutto gli americani per primi, pensavano che fossero oggetti extraterrestri. Quando hanno scoperto che erano di natura terrestre, chiaramente la cosa fu messa a tacere, perché scoprire che noi terrestri abbiamo avuto un passato evoluto che è stato diciamo in qualche modo nascosto, taciuto, può essere fortemente destabilizzante sul fattore delle coscienze, sul fattore religioso, eccetera. E questo è soltanto un piccolo indizio su quello che è il materiale esposto nel libro.